Suscita ammirazione e incanto nello splendore della grandezza e al contempo della semplicità che caratterizza la nascita di Gesù. È il presepe monumentale permanente nella chiesa di Santa Maria di Betlemme a Modica, una rappresentazione realizzata nel 1882 da Padre Benedetto Papale, con 66 statue in terracotta provenienti da Caltagirone, in una cornice suggestiva caratterizzata da paesaggi in pietra e realizzata con materiali vari, sughero, legno, lamine di ferro. Un presepe, come ha spiegato Don Antonio Maria Forgione, parroco della chiesa di Santa Maria, in parte restaurato. Il restauro si è reso necessario soprattutto per le statue che sono più in evidenza e più visibili. Chiaramente non è stato realizzato un restauro completo nella sua interezza, perché chiaramente per una questione proprio di fondi e inoltre è stata realizzata la nuova illuminazione con luci a LED che rendono tutta la cappella che custodisce e accoglie il presepe più luminosa. Un presepe teologico, sottolinea Don Antonio Maria Forgione. La caratteristica di questo presepe, che possiamo definire teologico, perché precorre anche quello che poi affermerà il Concilio Vaticano II sul mistero universale della salvezza, nel senso che il Figlio di Dio, Gesù Cristo, si è fatto uomo per la salvezza di tutto il genere umano. Ecco, pensate che siamo nel 1882, quando fu realizzato questo presepe, e se fate caso abbiamo delle costruzioni, le costruzioni dei pastori, che sono molto diverse fra di loro. Abbiamo la capanna africana, abbiamo addirittura il minareto arabo, e quindi chiaramente, ecco, per i tempi questa era una concezione inimmaginabile. Una natività che suscita splendore e commozione. Per cui un presepe che va, ecco, osservato con attenzione e che richiama molto proprio il mistero della benevolenza di Dio, della tenerezza di Dio che si fa uomo, ecco, viene ad abitare in mezzo agli uomini. E penso che sia poi in fondo questo anche il motivo per cui ogni presepe suscita sempre uno stupore e anche una commozione.